Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Fratelli e sorelle carissime, in questa quarta domenica di Quaresima il Vangelo ci presenta una novità rispetto alle prime tre domeniche, nelle quali ha prevalso lo spazio. Gesù prima ci ha condotto nel deserto, poi sul monte della Trasfigurazione e quindi nel Tempio di Gerusalemme che Lui ha purificato. Oggi invece prevale il tempo, prevale la notte. La notte è un tempo favorevole per tante cose, per riposare prima di tutto, ma anche per riflettere, per pensare, per meditare, per pregare. Sono moltissime le pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento in cui ci viene riferito che i personaggi biblici durante la notte si alzano per riflettere sulla parola di Dio, per approfondirla e per pregare il Signore. Lo stesso Gesù molte volte durante la notte si alzava per ritirarsi in preghiera insieme con il Padre suo. Del resto anche Nicodemo, che era un rabbino, che era un fariseo osservante di ogni norma che era prescritta dalla Torah, che apparteneva al Sinedrio, durante la notte svolgeva questo compito: meditava, rifletteva, pregava la parola di Dio. E proprio per questo motivo, non per timore di essere scoperto, si reca di notte da Gesù. Lo aveva visto compiere un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato: scacciare i mercanti dal Tempio, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, e ha colto in quel gesto di Gesù la profondità del segno, la profondità di una profezia, e voleva approfondire con Gesù ciò che Lui aveva fatto, perché quel gesto sconvolgeva le cose in cui fino ad allora aveva creduto, metteva in discussione tutto ciò che fino a quel momento per Lui era stato basilare. Perciò Nicodemo di notte va a trovare Gesù. E cominciano a discutere e fanno un ragionamento molto lungo, un ragionamento che praticamente occupa quasi tutto il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni. Gesù, con grande pazienza, con grande attenzione, accoglie questo uomo che era un uomo giusto, come sappiamo dalle altre due volte che nel Vangelo di Giovanni egli appare, quando nel capitolo settimo, durante una festa delle capanne, egli difende Gesù davanti al Sinedrio e a tutti i farisei dicendo che a loro la legge proibiva di condannare una persona senza averla
prima ascoltata e per questo si prende anche dell'ignorante dai suoi amici che gli dicono studia e vedrai che un profeta non sorge dalla Galilea. E poi quando riapparirà nel momento della passione e della morte di Gesù, quando insieme con Giuseppe d'Arimatea vanno da Pilato per chiedere il corpo di Gesù e potergli dare una degna sepoltura. Quindi Nicodemo, uomo giusto, va da Gesù, è da lui accolto e iniziano questo grande discorso. Capita anche a me, capita anche a voi di notte di pensare alle cose più importanti della nostra vita. Forse durante il giorno il da fare, che è sempre molto, ci impedisce di approfondire i fondamenti della nostra esistenza, di riflettere sulle cose che sono davvero essenziali. Ma la sera, quando scende la calma, quando non ci sono disturbi di nessun genere, allora possiamo concentrarci sui fondamenti della nostra esistenza. E Gesù dice a Nicodemo che egli deve rinascere, che deve iniziare una vita nuova nello spirito, che non basta la vita nella carne che già stava vivendo. Per Nicodemo questo è un linguaggio difficile da comprendersi e per questo chiede: devo rientrare nel grembo di mia madre? Gesù gli spiega che non è questo quello che è necessario. La nascita, infatti, non dipende da ciascuno di noi. Nasciamo senza che noi lo abbiamo voluto, senza che ci siamo scelti i genitori, il luogo dove nascere, il tempo in cui nascere, la condizione in cui nascere. Questo è un bagaglio che ci viene offerto dalla vita e che noi dobbiamo far nostro. Non ci possiamo far nulla, sta però a noi scegliere cosa fare di quel bagaglio, sta a noi dare una direzione alla nostra vita. E Gesù sta indicando a Nicodemo e a noi insieme con lui qual è la direzione giusta. E lo fa parlando per la prima volta nel Vangelo di Giovanni di innalzamento, di esaltazione, riferendosi a se stesso quando sarà innalzato sulla croce, quando sarà elevato sulla croce. Ma anche questo non è compreso da Nicodemo. Egli, ragionando secondo il mondo, immagina che l'innalzamento, l'elevazione, è qualcosa di bello, qualcosa di importante. Noi facciamo la scalata nella nostra vita per raggiungere i primi posti dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista della considerazione generale. Gesù dice a Nicodemo e a noi con lui che non è questa l'esaltazione che ci aspetta, che non è questo l'innalzamento che lui ci propone. L'innalzamento che lui ci propone è quello di cui parla il profeta Isaia al capitolo 53 del suo libro, quando ci presenta il servo sofferente di Yahweh. Lì si dice che questo servo sofferente dovrà essere innalzato, dovrà essere molto onorato, ma immediatamente dopo ci viene spiegato di che tipo di innalzamento si parla. Egli sarà come agnello condotto al macello, egli sarà come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Di lui nessuno ha stima, verrà preso in giro da tutti, davanti a lui ci si coprirà il volto come per vergogna. E ancora Gesù dice, citando Mosè e l'esperienza degli ebrei nel deserto, che egli dovrà essere innalzato come Mosè innalzò il serpente di bronzo nel deserto. Cosa accadeva nel deserto? Che ad un certo punto gli ebrei furono assaliti da serpenti velenosi e chiesero a Mosè di intercedere presso Dio affinché li liberasse da questi serpenti che li facevano morire.
Mosè fa un serpente di bronzo, lo mette al centro del villaggio e chiunque, una volta morso, guardava il serpente di bronzo era immediatamente guarito. Nel simbolo, questo episodio vuole dire che c'è una concezione di vita buona, una concezione di vita giusta, rappresentata dal serpente di bronzo innalzato, e una concezione di vita sbagliata, rappresentata dai serpenti velenosi. Anche per noi è così. Infatti, ci sono tanti veleni che ci circondano durante la nostra vita e ci sono tanti veleni che escono anche dal nostro cuore, come ci dice Gesù nel Vangelo di Marco, come ci ripete San Paolo nella lettera ai Galati. C'è il serpente velenoso della smania di avere sempre di più, della smania di avere sempre più potere, della smania di avere sempre più importanza nel mondo. C'è il serpente velenoso che viene dal rancore, dall'invidia, dalla gelosia, dall'egoismo. Tutto ciò rende difficile la nostra vita, rende insoddisfatta la nostra vita, rende infelice la nostra vita. Gesù, il nuovo serpente innalzato sulla croce, propone se stesso come modello di vita, come modello a cui guardare per avere una vita pienamente umana, una vita pienamente riuscita, una vita pienamente felice, una vita santa. Egli sulla croce ci fa capire chi lui è e quando sarà sulla croce attirerà tutti a sé. E cosa ci dice Gesù sulla croce? Soffrite come ho sofferto io? No, Gesù sulla croce ci dice amate come ho amato io. La direzione che dovete dare alla vostra vita per essere nella luce e non nelle tenebre è l'amore. Ma non un amore qualunque, un amore come quello suo, un amore come quello di Dio, espresso nel greco che utilizza Giovanni per scrivere il suo Vangelo con il verbo agapan, che appare qui per la prima volta e che apparirà per altre 36 volte nel Vangelo di Giovanni, mentre era praticamente sconosciuto nel greco classico, nel greco della letteratura. Con questo verbo Gesù ci vuole dire che bisogna amare in modo disinteressato e incondizionato. Bisogna amare oltre la propria famiglia, oltre i propri amici, oltre la propria passione amorosa, per i quali il greco conosce altri verbi. Questo è l'amore che ci fa essere nella luce, questo è l'amore che ci permette di vivere nella gioia e questo è l'amore che ci giudicherà. Non sarà Dio a giudicarci, non sarà Dio a dirci avete fallito la vostra vita, sarà l'amore, perché sull'amore noi saremo giudicati. È l'amore che smaschera i veleni che a volte noi accogliamo nella nostra vita e che ci guidano nella nostra vita. Sarà l'amore a farci comprendere che cosa è buono e cosa invece buono non è. E il buono non coincide con ciò che ci piace, ma con ciò che ci umanizza, con ciò che ci santifica, con ciò che ci realizza, con ciò che ci fa felici. Allora accogliamo questa proposta d'amore che ci viene da Gesù. Accogliamo questa riflessione notturna che accende una luce sulla nostra vita, così come la nascita di Gesù aveva illuminato la notte di Betlem e la risurrezione di Gesù illuminerà la notte di Gerusalemme. Permettiamo all'amore di illuminare la nostra vita. Godiamo dell'amore che ci viene da Dio e con questo amore
avremo la vita eterna, come Gesù ci ha detto nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, la quale non è un premio che riceveremo alla fine della vita umana qui sulla terra, ma è la vita dell'Eterno che ci è data in dono oggi, ogni volta che decidiamo di amare. Noi siamo la passione di Dio. Dio ci ama in modo incondizionato, assoluto, ci ama come un innamorato. Noi, a nostra volta, siamo chiamati ad amare Dio e siamo chiamati ad amare il prossimo, ad avere passione per Dio e ad avere passione per il prossimo. La Quaresima ci aiuti a realizzare questo progetto che il Signore ci propone, questo disegno che il Signore ci offre, affinché ciascuno di noi possa essere un uomo secondo il cuore di Dio.